Invito ora la sora Alessandra Smerilli, la professoressa, a prendere posto, così diamo inizio. Un saluto a ciascuno di voi, un grazie per la vostra presenza nel rispondere a questo invito dalla Diocesi per vivere assieme questo momento di ascolto, di confronto in merito alla 48esima settimana sociale dei cattolici in Italia, settimana che si è svolta dal 26 al 29 ottobre scorso a Cagliari, e la nostra diocesi, come le altre diocesi del Lazio e di tutta Italia, sono state presenti. Il tema, lo sappiamo, era il lavoro che vogliamo, libero, creativo, partecipativo e solidale. Abbiamo iniziato questa bellissima settimana ascoltando il video messaggio di Papa Francesco, il quale ci ricordava che il lavoro non solo dà dignità alla persona umana, e lui, da cristiano concreto, subito ci ha fatto capire che il precariato è immorale, perché colpisce una fascia assai alta di italiani e italiane che sono sempre in attesa di una stabilità. Così ci ha ricordato il problema del caporalato. Alla fine del suo messaggio ha fatto un augurio a tutta l'Italia, a tutti quelli che erano presenti al convegno, alla settimana sociale: siate lieviti sociali. Ecco, l'essere lievito è proprio una bella metafora. E quindi il presidente CEI, Cardinal Bassetti, nella sua prolusione ha parlato del piano Italia, e quello che ha colpito me è quando lui ci ha ricordato l'importanza del territorio, però ha voluto dire a tutti noi, rispetto al problema del terremoto, che da un lato c'è Norcia, dall'altro lato c'è il centro Italia. Voleva solo dire che l'Italia deve essere messa in sicurezza. Poi ha insistito per dire ai presenti, ai nostri dirigenti, alla classe politica, che basta con le chiacchiere. Quindi il metodo poi che ci presenterà la professoressa Sora Alessandra Smerilli, che è docente di economia presso l'Auxilium e anche alla LUMSA, docente di economia, quindi componente del comitato scientifico, ecco, lei riuscirà ad illustrarci questo metodo che già abbiamo intrapreso qui a Rieti, di sinodalità, cioè di sinergia, di dialogo fra la Chiesa locale e le varie istituzioni, che saluto qui presenti: i sindacati, Unindustria, l'ASI, il mondo della scuola, Confcommercio, la Camera di Commercio, perché ho visto il presidente Regnini entrare, e quindi tutta la realtà sociale dentro la quale noi siamo immersi. Anzi, il nostro vescovo ha cercato già di anticipare le buone pratiche. Nel corso dell'anno siamo stati presso le fabbriche, le aziende, la piccola realtà diocesana, portando la benedizione, ma non solo. Il nostro vescovo è protagonista proprio positivo di tutta questa fase di ricostruzione, che è una fase molto molto difficile. Poi le conclusioni le trarrà il nostro vescovo Don Domenico, perché il territorio è importante, quello che ho apprezzato a Cagliari, poi cedo la parola subito a Sor Smerilli, e che Cagliari è stata una tappa, e quindi è sul territorio che bisogna continuare in qualche modo a dare speranza, ad affrontare il problema ancora irrisolto della disoccupazione giovanile. Nel metodo di lavoro
ho apprezzato molto che il Comitato Scientifico ha saputo interloquire col governo, ecco perché il presidente Gentiloni è venuto, vari esponenti del governo attuale, ma non solo, anche a livello europeo il presidente Tajani pure si è presentato, e quindi abbiamo voluto dire delle cose assieme che condividiamo sin da tanto tempo qui a Rieti, che ho risentito lì, che il problema del lavoro è di tutti noi. E non basta ridere a noi che il PIL è cresciuto, che siamo all'1,5%, ma vogliamo capire qual è quel tasso di occupazione che dà speranza, come il problema della disoccupazione viene, diciamo, affrontato. Ma non solo, le imprese che vogliono dare lavoro sono confrontate con problemi complicati, ecco l'aliquota IVA ad esempio, la burocrazia. E ho apprezzato che il Comitato Scientifico ha voluto affrontare questi problemi, ma ascoltando il territorio, ma non solo, e la Suor Alessandra lo dirà, loro hanno aperto un tavolo di concertazione con il Comitato Parlamentare del Lavoro, quindi il Senato. Ecco perché Maurizio Sacconi è venuto e mi ha fatto piacere che un metodo che abbiamo utilizzato nella risoluzione dell'avvertenza Schneider Electric, perché la diocesi era presente presso il Ministero dello Sviluppo Economico, siamo stati presenti anche a Parigi, ove c'è il quartiere generale di questa multinazionale, per dire che ovunque c'è problema la Chiesa ci sta, perché la dottrina sociale della Chiesa ce lo ricorda. Non facciamo una cosa particolare, il mettere in pratica il Vangelo, cercando di stare accanto a chi soffre, cercando come Chiesa di dare veramente speranza e assieme con la sinergia di risolvere questi problemi. Quindi io ringrazio voi per la presenza, cedo la parola subito alla professoressa Suor Alessandra Smerilli, che ci illustrerà alcuni punti di questa settimana sociale dei cattolici in Italia. Grazie Suor Alessandra, prego. Grazie, grazie Don Valerio. Grazie al vostro vescovo che mi ha invitata e che, con cui abbiamo collaborato per le precedenti edizioni delle settimane sociali. E in fondo questa non è altro che una tappa non solo di un cammino in preparazione a questa settimana sociale, ma di un cammino che la Chiesa sta facendo in questo lavoro di immersione e, se vogliamo, anche un po' di illuminazione del mondo sociale e del lavoro. Il tema di Cagliari era il lavoro che vogliamo, libero, creativo, partecipativo, solidale. Sono aggettivi che ritroviamo nell'Evangelii Gaudium, quindi sono delle connotazioni che Papa Francesco ha dato al tema del lavoro, e da lì siamo voluti partire. Quindi il lavoro che vogliamo è diventato un po' il nostro motto. E, come diceva Don Valerio, Cagliari è stata semplicemente una tappa di un percorso che si è mosso e continuerà a muoversi su quattro registri che abbiamo individuato nel cammino, perché quando abbiamo cominciato a declinare questo tema del lavoro ci siamo detti: mamma mia, è difficilissimo poter affrontare in maniera non banale, non rimanendo sulle nuvole ma neanche troppo pragmatico e solo pragmatico, questo tema del lavoro. Per cui ci siamo detti, ci muoviamo su quattro piste, che sono queste: quella della denuncia, e vedremo come l'abbiamo portata avanti, e quindi di dirci con franchezza e chiaramente tutto quello che non funziona nel lavoro, ma abbiamo voluto anche andare alla ricerca del racconto del lavoro. Per chi ha partecipato a Cagliari, per chi ha visto qualcosa anche dalle foto, dai video, sul palco troneggiavano i volti, perché abbiamo detto questo tema non può essere affrontato in astratto solo sui dati e sulle statistiche, ma ci devono accompagnare le storie delle persone, i volti, e quindi siamo andati alla ricerca del racconto del lavoro. Andando alla ricerca del racconto del lavoro abbiamo lanciato un progetto che vi spiegherò, Cercatori di Lavoro, dove la O maiuscola di lavoro mette insieme lavoro e oro come cosa preziosa. Siamo andati alla ricerca e abbiamo presentato a Cagliari più di 400 buone pratiche
sul lavoro in Italia, da nord a sud, che coinvolgono esperienze diverse. E infine abbiamo detto che non possiamo affrontare questo tema senza arrivare al concreto di alcune proposte istituzionali. Le proposte sono nate, come diceva Don Valerio, anche da un confronto con le istituzioni. Noi siamo andati così, abbiamo chiesto udienza al Ministero del Lavoro e siamo andati ad incontrare il Ministro spiegandogli quello che stavamo facendo. E al termine dell'incontro il Ministro dice: finalmente qualcuno che non viene a chiedere qualcosa ma viene a dire che sta facendo qualcosa, e quindi vi chiamo a lavorare con noi. E da allora abbiamo iniziato a partecipare a un tavolo sul lavoro che cambia presso il Ministero del Lavoro. Questo ci ha permesso di entrare in relazione e di poter dire la nostra anche su alcuni provvedimenti, su quello che si sta facendo. Nello stesso tempo siamo stati chiamati in Senato perché la Commissione Lavoro Previdenza Sociale presieduta da Sacconi stava facendo la stessa riflessione per proposte legislative sul tema del lavoro che cambia, e da lì abbiamo iniziato un rapporto anche lì al Senato. E questo ci ha portato ad entrare nel vivo di alcuni temi, alcuni problemi che ci hanno portato, anche con l'aiuto di tecnici e confrontandoci lì a Cagliari, a presentare alcune proposte al Presidente del Consiglio e a Tajani. Adesso brevemente, perché so che non ho molto tempo, provo a dire un po' il tutto e a dare il senso. La denuncia del lavoro, ecco, oltre ai registri, i quattro registri, ci siamo mossi anche su linguaggi diversi, per cui a Cagliari non abbiamo avuto tante relazioni, ma abbiamo usato strumenti diversi per poter parlare di questo tema, per cui la denuncia del lavoro è avvenuta attraverso una mostra che è stata preparata in avvicinamento a Cagliari, e a Cagliari è stata presentata. La mostra, fatta di pannelli e quindi di foto, di dati, che volevano brevemente raccontare tutto quello che non vogliamo, si intitola appunto Il lavoro che non vogliamo. Qui presento solo alcune dei pannelli, perché la mostra è più completa e spero poi si possa visionare interamente sul sito quando sarà tutto pronto. Per esempio, il lavoro che non vogliamo, donne, la parità sconfitta. Qui è uno dei pannelli relativo a questo tema sul lavoro femminile. In Italia 22,3% sono le neomadri che hanno lasciato o perso il lavoro. E la settimana scorsa è stato pubblicato il rapporto del World Economic Forum sul Gender Gap. È una misurazione di parità, soprattutto a livello economico, tra uomo e donna a livello mondiale, un confronto tra 144 paesi, dove l'indicatore si compone di quattro sottocomponenti, e cioè le opportunità economiche, la salute, l'istruzione e la partecipazione politica. E pensate che in un mix di questi quattro sottoelementi, nell'indicatore complessivo l'Italia si colloca su 144 paesi all'80° posto. E già questo dice, l'anno scorso eravamo al 50° posto, quindi sembra che abbiamo perso 30 posizioni in un anno. E questo però, andando ad analizzare i dati, è dovuto soprattutto al fatto che altri paesi hanno molto migliorato le loro posizioni su questo tema. Lì dove siamo 126esimi su 144 paesi è la disparità di retribuzione per lavori simili, cioè per lavori dello stesso livello. In Italia c'è una forte disparità di retribuzione tra uomini e donne, così come poi su altri temi, per cui un tema che ha bisogno di essere affrontato e che non può essere lasciato alla buona volontà è quello delle pari opportunità nel lavoro. Un altro tema, è stato già detto, il caporalato, è stato chiamato l'agracoltura. Qui su questa slide ci sono alcuni, non è molto chiara perché ho dovuto
fotografare praticamente i pannelli, ma speriamo di farvi avere tutto il materiale per poterlo vedere meglio. E in un pannello che non è qui presente si vede chiaramente, cosa che non è scontata, che il fenomeno del caporalato è ugualmente distribuito in tutta Italia. Noi molte volte pensiamo che sia un fenomeno del sud, invece l'Italia è attraversata da questo fenomeno del caporalato. Tra parentesi, a Cagliari il primo giorno abbiamo avuto anche la testimonianza del marito di Paola Clemente, che è una donna che nel 2015 ha perso la vita andando al lavoro su uno di questi pullman dove venivano caricate alle 3 del mattino per andare a fare un lavoro sulle viti, dove firmavano una busta paga per 50 euro al giorno e nelle loro tasche ne entravano poco più di 20, che non è stata soccorsa quando si è sentita male e quindi è morta. E il marito da quel momento, e per questo era presente a Cagliari, ha cominciato un'opera di denuncia su questo tema. E lì a Cagliari era presente il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti, al quale questo tema è stato presentato, e lui ci ha detto che in realtà le leggi si sono inasprite, ma quello che si coglie è che mancano assolutamente i controlli, quindi è inutile fare leggi più restrittive se poi non c'è un controllo, e quindi anche su questo tema bisogna vigilare. Il lavoro che non vogliamo, lavoro giovanile, i giovani, la caccia al tesoro. Sappiamo che i tassi di disoccupazione giovanile in Italia sono elevati e purtroppo nel problema del lavoro in Italia, nel precariato, i giovani sono quelli che hanno più difficoltà. Un dato che non è usuale ma che deve farci riflettere: nel rapporto dello scorso anno sulla povertà della Caritas emerge che cosa? Che oggi sono molto più a rischio di caduta in povertà i giovani sotto i 18 anni che non gli anziani sopra i 65 anni. Praticamente dal dopoguerra in poi è la prima volta che le categorie più vulnerabili per la povertà sono i giovani e non gli anziani. Allora, anche qui, punto aperto. Il lavoro che non vogliamo, salute, morire di lavoro. Qui c'è anche tutto il tema lavoro e ambiente. Il vescovo presidente del comitato, Monsignor Santoro, è il vescovo di Taranto e si trova ad affrontare quotidianamente questo problema con l'ILVA e il delicato rapporto lavoro, salute, ambiente, e non è per nulla scontato, perché non è facile, soprattutto in situazioni come quella di Taranto, dire si va da una parte o dall'altra, perché ogni soluzione ha dei costi anche in termini di vite umane importanti. Il lavoro che non vogliamo, la formazione. Qui chi si ferma è perduto. Oggi, mentre parliamo di disoccupazione giovanile, sappiamo che nel 2016 ci sono stati 215.000 posti vacanti non occupati perché non esistono persone in grado con le competenze necessarie per poter occupare quei posti di lavoro. E quindi qui c'è tutto il tema di una formazione che non prepara al lavoro, ma anche di una formazione che deve cambiare, perché con i ritmi di cambiamento del lavoro a cui stiamo assistendo, i dati OCSE ci dicono che nei prossimi 10-20 anni il 9% dei lavori esistenti sparirà e il 35% sarà trasformato. Allora, se la formazione non diventa continua e non accompagna le persone lungo l'arco della vita, ci si troverà, saranno sempre di più le persone spiazzate o che in fase di cambiamento si troveranno anche improvvisamente senza lavoro. Infine, il lavoro che non vogliamo, precariato, l'equilibrio a termine. Questo è un altro tema peculiare per l'Italia, quel lavoro che non riesce
a diventare definitivo, quel precariato che si protrae per troppo tempo e quindi con tutta la difficoltà che questo comporta, in particolare per i giovani, quando poi vogliamo mettere insieme lavoro e famiglia. Sappiamo dai dati, dalle interviste, che i giovani desiderano mettere su famiglia, desiderano avere figli. Molte volte si scontrano poi con la realtà di non poter avere un lavoro che garantisca un minimo di sicurezza per poter dire facciamo un passo, rischiamo. Qualcuno lo fa, ma le condizioni sono difficili. Quindi questa è la denuncia del lavoro, questa e molto altro, ma abbiamo detto da qui bisogna necessariamente partire, perché se non si parte da qui non viaggiamo sulle nuvole e sembra quasi uno schiaffo dire il lavoro che vogliamo, libero, creativo, partecipativo e solidale, sembra come parlare un po', tra virgolette, senza poi raggiungere le persone. E dalla denuncia però siamo andati a guardare il racconto del lavoro, proprio per non rimanere nella denuncia sterile. E il racconto del lavoro l'abbiamo fatto attraverso un film. Come comitato abbiamo lavorato insieme a TV 2000, che ci ha messo a disposizione tutte le competenze, e un regista che si è interfacciato con noi, e a partire da queste denunce, a partire dal desiderio di voler conoscere il lavoro che c'è in Italia oggi e anche il lavoro da raccontare, è andato in giro per l'Italia a cercare storie. Il film, che adesso vi mostro i primi 3 minuti, perché il film dura più di due ore, lo trovate su YouTube, quindi è a disposizione, basta scrivere il lavoro che vogliamo e si trova questo film, che adesso ne vediamo i primi minuti, anche solo per farvi venire il desiderio di guardarlo. Sono 8 storie, la prima è una storia di un'impresa che lavora sulla frontiera di Industria 4.0, perché sono giovani, particolarmente giovani, del nord Italia che vogliono diventare i primi al mondo, e già un po' lo sono, come spazzini spaziali. Cioè costruiscono satelliti che vanno a raccogliere i detriti nello spazio, si autodistruggono e quindi vanno a pulire tutto quello che stiamo lasciando nello spazio. Sembra fantascienza, ma c'è, sono giovani italiani. E altre storie vanno da cooperative a SPA. Il racconto di quel giovane che avete visto con delle disabilità è un lavoratore di una società per azioni, non di una cooperativa, di una società per azioni che lavora per marchi del lusso e che assume lavoratori che vengono dal disagio, persone malate, anche persone con gravi malattie che però si sentono vive al lavoro, e questa impresa riesce a fare grandi profitti e a includere nello stesso tempo. C'è una ditta farmaceutica, c'è un'impresa, un consorzio di cooperative, il consorzio Goel della Calabria, che lavora, che sfida l'Andrangheta, e c'è il racconto anche di tutte quelle che sono le risorsioni, ma loro vanno avanti, e così via. 8 storie intervallate dalla storia di una famiglia del sud Italia che racconta le fatiche del lavoro, che ci fanno vedere però un'Italia che c'è, che esiste. E su questo spirito noi siamo andati anche a raccogliere le buone pratiche, il progetto Cercatori di Lavoro, di cui vi faccio vedere anche qui un breve video di sintesi. Ecco, è quello che è stato fatto. Questo progetto ha coinvolto principalmente le diocesi.
sono stati ingaggiati i cosiddetti cercatori di lavoro, che sono quelli che sono andati a fare le interviste e a cercare queste che abbiamo chiamato buone pratiche sul territorio, e ne abbiamo raccolte al momento più di 400. Sono imprese, pubbliche amministrazioni, scuole o enti di formazione che fanno qualcosa di innovativo e che preparano seriamente al lavoro. Il nostro obiettivo, già lo anticipo, che è un frutto di Cagliari, a Cagliari le abbiamo presentate, adesso vi dico che cosa ne abbiamo tirato fuori, è continuare a cercarle e fare in modo che diventino in qualche modo sistema, perché dobbiamo superare quella narrazione del piangerci addosso. Partiamo da quello che c'è, se vogliamo far sviluppare qualcosa di positivo, e quindi abbiamo detto proviamo a farlo seriamente. Per ora sono 400, vogliamo che questo lavoro continui, e quindi anche le diocesi, i territori sono impegnati ad andare alla ricerca di questo lavoro che vogliamo e di vedere tutto quello che c'è sul territorio. E quindi l'abbiamo chiamato i 10, 100, 400 Olivetti. Olivetti non è uno, già il film ci dà 8 storie eccellenti, ne abbiamo trovate altre in Italia, e su questo bisogna ancora muoversi. Perché è nato il progetto? Perché abbiamo detto partiamo dalla denuncia, ma poi andiamo a vedere chi ce l'ha fatta, per esempio in tempi difficili, perché ce l'ha fatta, quali sono le sue caratteristiche, cosa possiamo imparare da chi sta diventando un'eccellenza, e se queste buone pratiche hanno delle caratteristiche in comune, hanno bisogno di essere aiutate, come possiamo aiutarle? Come può la politica, perché poi tutto questo possa diventare anche proposta istituzionale che non si cala dall'alto ma parte dall'esistente, come può la politica, come possono le istituzioni andare a favorire questo buon lavoro? Le tipologie di buone pratiche che abbiamo incontrato sono queste: imprese sostenibili di successo integrate col territorio che avviano imprese sociali locali, che offrono modularità di orari di lavoro e opportunità di conciliazione lavoro-famiglia e hanno successo. Il settore socio-sanitario di alta qualità, tra le 8 storie c'è una cittadella a Padova, Civitas Vitae, che accompagna sia le persone anziane, malati di Alzheimer, ma anche persone con gravi disabilità, e sappiamo che questo tipo di lavoro in Italia andrà in aumento e c'è bisogno di lavoro di cura, sempre di più ce ne sarà bisogno. Cooperative di reinserimento al lavoro che non assistano ma valorizzano, realtà di servizio al mondo delle imprese artigiane, che sono tante ancora in Italia, consorzi virtuosi che massimizzano le opportunità che derivano dal mettersi insieme, dalla cooperazione, cooperative culturali per la valorizzazione dei beni artistici del territorio. In fondo la cultura può dare tanto lavoro, soprattutto in Italia oggi, se ben valorizzata. Non potevano non esserci gli innovatori nel campo enogastronomico, perché anche per questo l'Italia ha delle sue peculiarità. Botteghe formative come frontiera dell'alternanza scuola-lavoro, leader del manufatturiero che vanno verso la qualità, che aumentano la qualità e non solo la competitività e la competizione basata sulla riduzione dei costi. Tra queste buone pratiche che abbiamo raccolto ci sono aziende magari in fallimento prese in mano dai lavoratori, concessioni compensative per rigenerazione urbana, valorizzazione di domanda non pagante nel territorio, oratori speciali che diventano veri e propri laboratori per la formazione di competenze, orti urbani e reinserimento al lavoro, incubatori dove professionisti che ormai hanno una certa età e stanno sulla soglia della pensione si mettono a disposizione per aiutare i giovani a far nascere nuove imprese.
soprattutto al sud, l'economia della legalità, il contrasto alle mafie. Tante buone pratiche legate al welfare aziendale, che oggi è un'altra frontiera importante, finanza etica e banca o banche etiche, imprese legate alla rigenerazione dei borghi, economia circolare e sostenibile, e poi tutto quello che è legato all'housing sociale, al reinserimento di persone svantaggiate o progetti che lavorano come made in carcere con i detenuti e che diventano una diminuzione di costi anche per lo Stato. Il progetto Made in Carcere mostra che è un progetto fatto con le donne che iniziano dei lavori in carcere, lavori di gadget che poi vengono venduti, e è stato dimostrato che diminuisce del 70% la recidiva di reati quando le persone nel carcere iniziano questo tipo di lavori. Pensate al risparmio per lo Stato se si potessero avviare un po' di più di questi progetti, che da una parte permetterebbero il lavoro, dall'altra che non ci siano costi anche solo per la detenzione. Queste erano le buone pratiche che vogliamo continuare a mettere a sistema, da cui però abbiamo elaborato anche le proposte istituzionali. E chiudo perché vedo che mi sto portando via un po' di tempo. E da tutto questo sono nate le proposte che abbiamo presentato al Presidente del Consiglio Gentiloni, che abbiamo discusso con il Ministro Sacconi, con il Ministro Poletti e il Senatore Sacconi, e poi alcune europee che abbiamo presentato al Presidente Tajani. Mi concentrerei adesso su quelle per l'Italia. Sono quattro grandi proposte. La prima, non ve le mostro perché sono troppe cose scritte, rimettere il lavoro al centro dei processi formativi, per ridurre ulteriormente in maniera più consistente la disoccupazione giovanile. Bisogna intervenire in modo strutturale rafforzando la filiera formativa professionalizzante nel sistema educativo italiano. La filiera formativa professionalizzante ha bisogno di risorse, non tantissime. Per mettere a sistema l'apprendistato duale, che è una via per il lavoro ma che oggi è poco praticata perché solo in sperimentazione, quindi la formazione duale fatta anche attraverso l'apprendistato, sono necessari 35 milioni di euro, che non sono questa cifra enorme, e permetterebbero a un piccolo capitolo di andare a sistema. Noi a Cagliari l'abbiamo chiesto, era dentro la legge di bilancio, ne è uscito fuori. A Cagliari si sono impegnati a fare degli emendamenti, adesso la legge è in discussione al Senato. Quando ci siamo rivisti la settimana scorsa a TV 2000 con il senatore Sacconi, ha detto che aveva appena firmato l'emendamento. Poi si sa che noi cercheremo di star dietro, però abbiamo capito che c'è bisogno, che possono sembrare piccole cose, chiediamo una piccola cosa, perché se ne chiediamo tante di grandi sappiamo che alla fine non andiamo da nessuna parte, ma su alcune piccole cose proviamo a starci dietro, quelle che possono dare una piccola chiave di volta. Un'altra piccola cosa che abbiamo chiesto, l'estensione del superammortamento alle imprese che donano i macchinari destinati alla formazione professionale. Oggi hanno degli ammortamenti speciali le imprese che donano macchinari solo agli istituti tecnici. Se questa cosa può essere estesa anche alla formazione professionale, magari potremo vedere la formazione professionale più arricchita di strumenti che permettono poi le imprese. Sono incentivate anche a fornire questi strumenti, perché se i giovani che si preparano già lavorano su quei macchinari, poi sono pronti per andare a lavorare in queste imprese. Garanzia giovani, abbiamo visto che tanto ha funzionato, qualcosa ancora no, soprattutto la difficoltà a far connettere i giovani.
si sta realizzando un'app, è stata realizzata un'app, perché i giovani non li raggiungo con un sito internet, li raggiungo in altri modi. E quindi però è stata la formazione professionale che ha detto facciamo un'app, e adesso è al servizio di tutto questo. E, si chiede di trovare il modo di raggiungere il milione di giovani mancanti e redistribuire le risorse senza concentrarle esclusivamente sui tirocini formativi, ma anche in altre forme. Questo per quanto riguarda la formazione. Poi il sostegno alle imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, che dai nostri, da quello che siamo andati a vedere, ma da quello che si sa anche dai dati, sono la maggioranza delle imprese italiane. E se non funzionano le imprese, come possiamo creare lavoro? Allora, c'è uno strumento, i piani individuali di risparmio. Se le persone investono in piani individuali di risparmio, congelano i soldi per 5 anni, hanno degli incentivi e questi soldi dei piani individuali di risparmio devono essere canalizzati per il 70% in imprese che operano, che sono italiane o che operano nell'Unione Europea. Il 30% di questo 70% deve andare necessariamente a piccole e medie imprese, per ora sono quelle quotate, ma le piccole e medie imprese quotate sono poche. Le piccole e medie imprese sono tante. Allora cosa abbiamo chiesto? Provare a canalizzare quello che deriva dai risparmi, dai piani individuali di risparmio, anche per le piccole e medie imprese non quotate, che però soddisfano alcuni criteri per un lavoro degno, per la sostenibilità ambientale, per il rispetto della dignità del lavoro e così via. I criteri possono essere individuati e basterebbe poco per permettere di trovare finanziamenti ad imprese che oggi fanno fatica. L'altro, accentuare il cambio di paradigma già presente nel nuovo codice dei contratti pubblici, cioè chiedere che i contratti pubblici e gli appalti non si basino esclusivamente sul criterio del minimo costo, perché questo vuol dire che se vincono le gare d'appalto e i contratti pubblici sono assegnati a chi garantisce il minimo costo, è automatico che questo si riversa sul costo del lavoro. Ho ascoltato, tra virgolette, il pianto di una ragazza che da anni dalla Sicilia si è trasferita a Roma, ha fatto tantissimi studi, è una psicologa, ha cominciato a lavorare come professionista, ha lavorato con una cooperativa a partita IVA fino all'altro ieri, le hanno detto bene, ti facciamo il contratto, perché così sei più sicura, anche perché lei senza un contratto non riusciva neanche ad ottenere, aveva chiesto un prestito e non riusciva ad ottenerlo, eccetera. Morale della favola, ti facciamo il contratto, ti stabilizziamo, la tua paga è di 7 euro l'ora. Questo perché? Perché i lavori che loro fanno, lavorano per convenzioni, appalti, eccetera, sono... Allora, mettere, se noi poniamo delle regole per cui non deve essere solo quello del costo un criterio, anzi sempre meno deve essere quello un criterio per poter fare delle assegnazioni, sempre dando criteri oggettivi, questo può portare a risolvere il problema che poi si riversa sui giovani, perché sono principalmente i giovani quelli che iniziano con questi tipi di lavoro. E, una proposta più di carattere strutturale, forse meno attuabile in tempi certi, che però siamo andati a individuare, è anche quella di una rimodulazione dell'IVA a costo zero per lo Stato, sempre per andare a sostenere imprese che garantiscono la qualità del lavoro. Come oggi alcune categorie di imprese hanno degli sgravi, cioè l'IVA è inferiore e quindi diventa anche più conveniente fornirsi da queste imprese, si potrebbe pensare una rimodulazione delle aliquote dell'IVA per andare a favorire. Sappiamo che è difficile, sappiamo che c'è il tema degli aiuti di Stato, cioè sono state fatte tante discussioni su questo, però intanto l'abbiamo lanciata. Su quelle europee ve ne dico solo una, che la Banca Centrale Europea nello statuto abbia come obiettivi non solo quello del contenimento dell'inflazione, ma anche quello dell'occupazione, per esempio. Lo ha fatto la Banca Centrale d'Inghilterra,
ci chiediamo perché lo fa la Federal Reserve, ce l'ha nello statuto la Federal Reserve, ci chiediamo perché la Banca Centrale Europea non possa avere tra i suoi obiettivi anche quello dell'occupazione. Detto questo, vi ho un po' ubriacati di tutte queste cose e dico che Cagliari, l'esperienza di Cagliari è stata entusiasmante, si è sentita tanta energia, tanta voglia di mettersi in gioco e di lavorare, c'è stata tanta condivisione su questi temi e sul comprendere che Cagliari è solo una tappa, che il lavoro vero comincia adesso nei territori e nelle diocesi ed è importante che questo lavoro, noi come comitato ci impegneremo a continuare a tenere viva l'attenzione sulla raccolta delle buone pratiche e a sostenere i territori su questo, però è importante che i territori lavorino perché si possa fare qualcosa, proporre delle borse lavoro per la diocesi, valorizzare gli oratori come laboratori per le competenze, provare ad essere quei canali che riescono a dare le giuste informazioni ai giovani che sono smarriti e non sanno come muoversi alla ricerca di un lavoro, ma anche alla ricerca di una sistemazione delle loro competenze e di saper dire quello che sanno o che non sanno fare per potersi porre bene di fronte ai futuri datori di lavoro e così via. Ma penso che la fantasia su questo non ci manchi e quindi l'augurio del dopo settimana sociale ad ogni diocesi è quella proprio di buon lavoro. E chiudo qui perché non voglio stancarvi troppo. Grazie.